Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Nell'ultimo episodio di Verissimo, l'atmosfera si carica di tensione, mentre Silvia Toffanin accoglie Dario Maltese, noto per il suo ruolo di conduttore al TG5, e ora opinionista all'Isola dei Famosi. Conosciuto per il suo contegno riservato e professionale, Dario si apre inaspettatamente, rivelando al pubblico di Verissimo il suo punto di vista su Sonia Bruganelli, sua collega e contraltare nello reality show. Lontano dalle solite dinamiche dell'isola che tengono il pubblico con il fiato sospeso, l'attenzione si sposta su questa intrigante coppia di opinionisti. Sonia e Dario rappresentano due poli opposti, lei, spesso critica e provocatoria, lui, sempre educato e composto. Questo contrasto ha suscitato curiosità e attese nel pubblico, specie dopo che Vladimir Luxuri ha descritto Sonia come il peperoncino e Dario come il dolce per i naufraghi. Durante le scorse puntate si è avvertita una certa tensione, mentre Dario interagiva con i concorrenti in modo misurato, Sonia lo ha interrotto bruscamente, lamentando la sua eccessiva formalità. Nel salotto di Verissimo, con la consueta maestria, Silvia non perde tempo e chiede a Dario di esprimersi su Sonia. Con un sorriso che nasconde un misto di rassegnazione e divertimento, Dario ammette che, nonostante le differenze, c'è rispetto reciproco. Sonia mi diverte, confessa, anche se a volte non siamo d'accordo, ci rispettiamo. E questo va bene così. Voi che ne pensate di questa coppia di opinionisti? Li trovate adatti all'Isola dei Famosi? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!